rispetto a settimana scorsa, che nonostante abbiamo giocato bene, però abbiamo perso la partita, questa volta l'abbiamo preparata tutta la settimana. L'abbiamo preparata bene perché volevamo fare i tre punti ed è quello che è riuscito, insomma, la cosa ci è riuscita. Settimana dopo settimana cresciamo sempre, anche settimana scorsa si è visto, anche se non è andata come volevamo. Questa volta abbiamo dato tutto dal primo all'ultimo minuto e l'abbiamo portata a casa. Secondo me abbiamo giocato come sappiamo giocare noi e questa cosa si è vista. Questa vittoria è stata meritata, insomma. Sì, noi abbiamo la squadra primavera, diciamo che abbiamo tante giocatrici che si allenano con noi in prima squadra e questo è giusto che sia così per far crescere sia noi che anche loro. E sì, sempre ogni domenica c'è sempre 2-3 ragazze che vengono dal settore giovanile e che ci danno una mano a fare questi risultati, insomma. Provengo dal settore giovanile del Vicenza e per me è prima di tutto un onore poter far parte di questa squadra e ringrazio la società e il mister per avermi dato questa possibilità. Oggi, per fortuna direi anche mia, non è stata la prima volta che ho giocato e devo dire che oggi è stata una partita molto combattuta e devo dire che le mie compagne hanno giocato veramente bene e sono ogni giorno per me una fonte di ispirazione da cui posso solo che apprendere al meglio ogni cosa. Sì, sta crescendo molto, negli ultimi anni abbiamo fatto un buonissimo campionato e adesso avremo altre partite da giocare e spero di poter contribuire nel migliore dei modi per la crescita della mia squadra. Sì, devo dire che la partita di oggi è brutto da dire, ma andava vinta, volevamo vincerla soprattutto e credo che questa grinta la porteremo avanti per poter fare sempre meglio e per poter vincere tutte le prossime partite. Sì, io devo dire che sono contentissimo sia per la vittoria perché le ragazze se lo meritavano, stanno sempre lavorando al massimo, stiamo esprimendo anche un buon calcio, quindi stiamo migliorando domenica dopo domenica. Anche la partita di domenica scorsa, ad esempio, non ci ha lasciati soddisfatti per il risultato, però a livello di gioco io ho detto alle ragazze di essere soddisfatto, quindi si continua sempre su questa strada. E oggi la partita l'abbiamo preparata veramente bene, hanno un'applicazione incredibile in tutta la settimana di lavoro e quindi nulla, si continua sotto questo punto di vista a dare sempre il massimo perché ogni partita per noi sarà fondamentale da qui alla fine per cercare di finire il campionato con onore. Come detto, dobbiamo continuare a fare il nostro percorso, stiamo crescendo, l'obiettivo è crescere, lo testimoniano le tante giovani in campo che ogni domenica danno battaglia a tutte le partite, affrontiamo ogni gara con la massima concentrazione. Quest'anno abbiamo raccolto poco rispetto forse a quanto abbiamo seminato, ma sappiamo che fa parte del nostro percorso di crescita. Quest'anno l'obiettivo era appunto alzare l'asticella, partita dopo partita il gruppo sta rispondendo, tutte sono utili, tutte sono sempre pronte a dare il proprio contributo e questo è quello che ci importa, dimostrarci uniti dentro lo spogliatoio e scendere in campo sempre cercando di aspirare al massimo risultato. Poi è chiaro che abbiamo sempre davanti degli avversari e quindi le partite vanno giocate. Ma noi, che sia dalla prima all'ultima in classifica, cerchiamo sempre di dare il meglio. Oggi per esempio ha giocato una 2007 nel secondo tempo, che è la terza presenza già in prima squadra. Nel giro dell'anno, cioè nel corso dell'anno hanno esordito ben 4 ragazze, ma comunque l'ossatura della squadra è costituita già dall'Under 19 dell'anno scorso. Quindi questo è sicuramente segno del fatto che la società sta investendo tanto. Noi crediamo fortemente che il calcio femminile debba prendere questa direzione, quindi lavorare in maniera qualitativa, in maniera ovviamente oculata sulla crescita di ogni singola ragazza e da questo ne traiamo forza, ma potrei anche testimoniare, diciamo, il fatto che tutte le categorie stanno avendo una buona crescita, non soltanto l'Under 19 ma anche l'Under 17, l'Under 15
Proprio ieri al Baracca abbiamo ospitato il nostro quarto Open Day, quindi abbiamo attenzione anche per le piccole, per le baby biancorosse. Questa è la bellezza di questo calcio, che deve crescere dal basso, e noi crediamo fortemente che dobbiamo mettere una filosofia già da piccole, per un calcio che sia sano, sia divertente, con un'ambizione di cercarsi di provare a migliorare partita dopo partita e anno dopo anno. Ecco. Oggi abbiamo visto veramente una bellissima prestazione da parte della nostra squadra. Era una partita che sulla carta si presentava abbastanza difficile, perché la SPAL veniva da una serie di risultati abbastanza positivi, e comunque ho visto una bellissima squadra oggi in campo, messa molto bene in campo dal mister, quindi faccio i complimenti sia al mister ma a tutte le ragazze, perché la partita era veramente importante per la nostra classifica. Per quello quest'anno abbiamo messo in preventivo che sarebbe stata un'annata così, e soprattutto all'inizio la squadra è la più giovane delle tre gironi di Serie C, quindi mancava un po' di esperienza, mancava le conoscenze, mancava da parte di alcune ragazze che vengono dal nostro settore giovanile l'esperienza di un campionato importante come quello della Serie C. E adesso però stiamo vedendo i frutti, un girone di ritorno stiamo facendo abbastanza alti e bassi ancora, però più positivo che negativo, diciamo, il girone di ritorno.